Gisignardo è sparito, non era sotto di Bowser. La principessa? Ah no, l'ha rubata! Sì, questo è morto. Ui ui ho ho ho, ok. Dove la sta portando? No, mi fa ricaricare la vita qua. Ultrafungo? Mi fa ricaricare la vita. Allora, o la usiamo e ricarichiamo lei. Perché sono a posto. No, cioè sono letteralmente salito adesso di livello apposta per ricaricarmi con tutti, ma se lei ha meno, ha un po' meno, io spero di non doverla usare. Però mi sa che c'è un'altra battaglia. Sarà tipo Giustignardo con un robottone, non lo so. Cos'è qua? La composta per 50 PF, ok. Lui vuole salvare. Sì, non si sa mai, dai. Cioè, ci è andato proprio una roba, un servizio da battaglia finale. Che peccato, Mario. Arrivi di nuovo troppo tardi. Cosa intendi per troppo tardi? Vedete il sarcofago alle mie spalle? Racchiude il tesoro leggendario. Dentro un sarcofago. All'interno c'è l'anima della strega di cui parla la leggenda. Io la farò rivivere servendomi del corpo della principessa, ok? E cosa ne sarà di Peach? Mario, tutto è iniziato dopo che ti ho spedito quella mappa. Perdonami. La forza della strega conquisterà il mondo. Finalmente è giunto questo momento. Quanto l'ho atteso. Torna in vita, regina delle tenebre. Mi sa che lui muore comunque. Cioè, adesso, allora, succederà che la strega prende il possesso del corpo di Peach. Ammazza Giustignardo. E noi dobbiamo probabilmente picchiare Peach. Picchiare la strega e salvarla? Boh. Ma è bellissimo! È bellissimo! Non preoccupatevi, raga, adesso vi rimetto il sole. Cosa succede? Sì, lascia perdere. Ah beh, sì, adesso ci fanno vedere un po' tutto. Non c'è bisogno, di oscurare il mondo. Insomma, abbiamo capito il concetto. Guarda i fufini lì tutti per terra, non li avevo notati. Fratellino, il cielo è tutto nero. Cioè, è un attimo nuvoloso. Anche Oolong? Boh, ok. Voglio vedere se mi fanno anche Casa Crepuscolo. Che diamine succede? Il cielo è tenebroso. No, gli altri non ce ne frega niente. Chi ha osato destarmi? Sono stato io. E in quale corpo è destinata ad entrare la mia anima? In quello di questa ragazza. Cioè, così, una roba formale. Ah, sì. Niente male. Ebbene, cominciamo. È tipo il genio della lampada. Oh, comunque è bellissimo, mi piace un botto. Loro che sono sempre lì. Vabbè, isola tropico. Però sono questi robi, i lampi. Vabbè. Mi fido non erra, questa è la fine del mondo. Bene. Sì, siamo nella merda. Ok, anche Bumburgo. C'è l'unica casa del crepuscolo che non si vedeva niente comunque, quindi posso. Cosa sarà stato?
Deve essere successo qualcosa di terribile. Quell'altro dorme intanto, sicuramente. Ma lui dov'è? Qualcuno deve aver fatto rivivere il leggendario potere delle tenebre. Questa è l'apoteosi del disastro. È un cataclisma elevato alla potenza. Lui è qua. Pensavo che stesse dormendo. Oh no! Finalmente sono risuscitata. Anima e corpo non sono ancora perfettamente in armonia, ma riuscirò ad abituarmi presto al mio nuovo aspetto. Principessa Peach? Avanti, strega, fa fuori questi ficcanaso. E tu chi sei? Come ti permetti di darmi degli ordini? Ma chiudi il becco, ti dimentichi forse che è stata ridarti la vita? Questo non è né il luogo né il momento di discuterne. Perciò bocca chiusa e orecchie aperte. L'ha disintegrato. Salta un posto, insolente, non accetto ordini da te, intesi? Ma immaginavo. Non mi sento proprio al pieno delle mie forze. Ma presto lo sarò. Mario, cosa ne sarà di noi? Gina? Oh. Bello anche Rampa. Regina, reginella, siete tornate fra noi. Nerea, quanto tempo è passato? Allora sei stata tu a riportarmi in vita? Sì, certo. Ho trovato un corpo per lei, Sua Maestà. Poi ho seminato false informazioni sul tesoro e infine ho fatto raccogliere le gemme stella a quegli scempiati. Ah, Nerea era la vecchia che ha dato la mappa a Peach. C'era tutto un compito di Nerea per riportare in vita lei. Gli ho fatto togliere il sigillo. Sì, così. Ottimo lavoro. È stato un gioco da ragazze. Piuttosto, chi sarebbero questi scempiati? Mario è sempre così. Non sta dicendo niente. Arrabbiatissimo. Non avete segni particolari, eroe, non lo siete di certo. Siete forse qui per servirmi? Certo, sarete i miei umili servi, vi risparmierò. Che facciamo, Mario? Ci pieghiamo ai suoi voleri? Poverini! No? Non mi temete dunque? La storia si fa divertente. Ebbene, questo è ciò che vi aspetta, scellerati. Boia, che battaglia alla Metroid Prime! Stuzzicare la mia ira funesta non è stata una mossa astuta. Ve ne pentirete e pagherete con la vostra stessa vita. Se non la sconfiggiamo, chissà cosa ne sarà del mondo. Non temere tanto quando non è Peach, battiamo con la racchia. Ma poveraccia! Non è neanche tanto messa male, cioè, nel senso. Non mi sembra. Allora, io gli do fuoco, giusto per partire bene in quarta. Via, fiammellina. Poi te mi leggi un attimo chi è. Tanto sarà la regina delle tenebre, non lo so. Regina tenebre, sì. La leggendaria regina delle tenebre morì fra queste rovine circa 1000 anni fa. 150 PV. Assorbe PV, va bene. Mettiti in testa che quella non è Peach. No, no, ma non. Intanto si è presa una fulminata. Giusto per. Così. Andiamo avanti con lei. E stiamo sempre attenti. 150 PV, raga, sono un botto. Non è ai livelli di Ossandra. Ma sono comunque un botto. Cerchiamo di capire come fare. Posso dargli turni extra a Mario e cercare di usare anche un po' di punti stella. Ci andiamo con Giro Boom sempre. Con Giro Boom è singola, quindi posso fargli un botto di danni. Non è Ossandra che è enorme, quindi forse posso fargli un botto di danni. Se riesco chiaramente a girare bene. Ecco uno. Vabbè, ma raga, questi sono sprecati, eh. Perché con Giro Boom, se magari ci sono 4 nemici, riuscite a fare 15. Però se è un nemico singolo, magari fate anche di più. Più 3 di difesa, ecco, l'aumenta da sola. Prendi fuoco lo stesso, non ti preoccupare. Che attacchi ha là? Uno di fiamme. Allora, facciamo sempre mazzapicchi, dai.
Sicuramente non posso fare giro boom infiniti. Li facciamo comunque 7. E con lei, dato che comunque non credo che possa fare molto, ci andiamo di applausi, in modo che iniziamo a ricaricare là sopra per poter fare altri giro boom. Guarda che l'attacco era 7, ma ha fatto 18. Vabbè, cioè con calma anche, sì. No, via. Te continua pure. Vai sempre di applausi. Anche perché poi volendo possiamo farle anche un doppio attacco. Posso pararli. Serve il tempismo, posso pararli. Ok, a 100 c'è. Ha perso i suoi cosi. Quindi andiamo. Vorrei provare anche un sentenza per ucciderla in un turno, ma non credo che funzioni. Astro Blitz li facciamo 15 diretti. Però penso di poterli fare di più. Fammi vedere quanto posso farli, più che altro. 3. 6. 9. 12. 15. 18. Chi mi sta lanciando cosa? Forse mi voleva aiutare. Vabbè, fa lo stesso. E mi fai... Sì, dai. Però non sei poi così male, Moretto. Infatti ti avevo già puntato. Non credevo che la mia anima riprendesse confidenza col corpo così velocemente. Presto sarete gli spettatori di un vero show di potenza inaudita. Questo è un problema. In questa veste i vostri attacchi mi fanno soltanto il solletico di un moscerino. Ma ammirate il mio aspetto reale prima che io muoia. In che senso? Che devi morire? Oh. Allora, facciamo una cosa. Chi mi lancia? No, un sasso no. Dai, via. Facciamo una cosa. Quello possiamo toglierlo. Li abbiamo apposta. Vai. Non so se posso leggergliele. Questo è un problema. Mano destra. No, questo è un problema. Non demordete, eh? Ok, assorbe vita. Cavacca. Fa pure 3 attacchi. Quindi mi lanciano i sassi. Come facciamo? Puoi leggermele? No. Puoi leggere la mano? Come facciamo, raga? Non gli fa danno. E mi recupera la sua vita. No, non vorrei sprecare i punti così, però. Non gli faccio niente, raga. Applaudi, non puoi fare niente. Conoscerete la mia forza. Godo. Sì, ma raga, si ricarica di brutto. Mi avvelena. Tocca usare un super salute. Nove turni di veleno? Poverini. Fammi ricaricare un po' di roba. Devo cercare di capire cosa fare, perché qua può essere un problema. Nel senso... Dite che devo usare qualche altro personaggio?
Può essere? Però chi uso? Cioè potrei... Ombretta? Ma non credo che faccia troppo Ombretta. Proviamo a resistere. No, però adesso non fa neanche più la schermata. Questo si sta ricaricando di brutto, raga. Ma come cacchio funziona? Perché in Paper Mario c'era la roba del... Raga, non gli faccio niente. In Paper Mario c'era la roba del ti ricarico tutta la vita per farti fare l'attacco finale. Che essere riproverevoli. Ho capito, ma... Ma mi sembra un po' troppo. Le ferite che mi infliggete non lasciano niente segni su di me. Ammirate il tremendo castigo che servo per voi. Ma mi sembra un po' troppo. Che facciamo male, non possiamo continuare così. Ho capito, ma... La mia indulgenza non ha limiti, volete ripensarci, volete essere perdonati? Non ci pensiamo neanche. Se è ciò che volete, vi infliggerò una punizione dura quanto la vostra ottusa testardaggine. Raga, non capisco più niente. Cos'è? Sono nel stello, ok. La gemma stella. Non ci sto capendo più niente, raga. Non capisco. Cioè proprio sul cappio dovete fare, ok? Cioè non è una bella scena, questa, però... Che roba è questa? Lascia appena non toccare. Ma sindaco, ma non vede una gemma stella? Che strano, non doveva vederla, averla Mario? In teoria sì. Ma ha qualcosa a che fare con le tenebre che sono cadute nel nostro borgo? Boh, spero solo che Mario e Cupaldo stiano bene. Ma certo. Cupaldo me l'ha promesso che sarebbe tornato sano e salvo. Sì, ma non è detto niente. Cioè, poi Cupaldo... Vabbè, ma cosa succede adesso? Manda le stelle in tutti i posti? Dove le abbiamo recuperate? Gemma stella. Cosa ci fa qui? Questa storia mi puzza. Perché sei sempre così sospettosa? Fratellino, non capisci? Mario è in pericolo. E la gemma stella è qui per avvertirci. Ma lo pensi seriamente? Forse hai ragione. Forse la gemma vuole dirci che Mario sta lottando per salvare il mondo. Cosa fanno la sfera Genkidama? Spirou, Mario, non mollate. Fategli vedere di cosa siete capaci. Tutti credono in Mario e Mario guadagna potenza. È tipo l'onda sferica... L'energia sferica di Dragon Ball, no? E sta, ce la manti tu con Silas, non è così? Vuole fottire Mario. Starai lottando chissà tofe per salvare tutti noi. È tenuto a dirci questo la tua cemastella, lo so. Purtroppo non posso aiutarti in nessun modo. Mi rimane solo t'apprecare e fare il tifo per te. Forza, Gonzales. Ah no, non è più lei, sei tutti noi, ok. Scusa, Gonzales, permettimi una parola. Chi ha sconfitto me non può essere sconfitto da altri. Mi sono spiegato? Va bene, Falcone. Hai sconfitto tutti noi, non puoi mollare ora. Lasci dentro. Siamo tutti uniti nel tuo nome, Gonzales. Sì, ma non credo che mi facciano combattere. No, forse... Vabbè. Fagli vedere chi sei, Mario. Sì. Forse tipo adesso mi danno la potenza.
e parte il vero combattimento contro la tizia. Ma nei guai, se dovesse perdere il mondo piomberebbe nelle tenebre eterne. Beh, ci siete già. Chissà se insieme a Ombretta. Sono un po' preoccupato per quella ragazza. Non abbiamo nulla da temere, Mario non perderà. Avete visto che coraggio ho mostrato nel nostro villaggio contro i mostri? Sono certo che riporterà un bagliore di speranza in tutto questo mondo. Sì, ma è una cosa diversa, i mostri, le margherite, le gigliole e la regina delle tenebre. E per Mario. Come per Mario. Non sento, alzate la voce! E per Cannonio! Ah, aspetta, stiamo facendo il pipurrà. Dovete urlare! E pipurrà! Padron Cannonio, sappiamo che è il fegato di un marinaio, non tradirci. Padron Cannonio. Gentili concittadini, c'è qualcosa che non va? Tutto sotto controllo, madame. Luigi è il mio pupillo. Lui salverà il mondo. Sono davvero in pena. Quel baldo giovanotto aveva riportato il sorriso sul volto di Bombottino. E se non tornasse? Io esplodo e faccio un casino! No. Dobbiamo fare il tifo per lui, ma ha bisogno di noi ora. Sono certo che questa gemma gli riferirà le nostre emozioni e il nostro supporto. Hai ragione, papà. Buona fortuna, Mario. Forza, ragazzi. O faccio esplodere sta città di merda! Sta un attimo un Bombottino arrabbiato. Ma Mario? Gonzales? Non è Luigi? Sì. Ti preoccupare. Sindaco, siamo pronti. Ok. Come ok? Ha tirato fuori il cannone di nuovo. Grazie per essere venuti. Voglio sentire una sola voce. Ah no, vai. Dove si è tirato fuori il cannone di nuovo? Mario, buona fortuna. Questo era l'ultimo, no? Oh, vai fratellone, oh, c'è Luigi. Luigi, ah no, Mario, ah bello. Ma queste... Le senti, Mario, sono le voci di tutti i nostri amici. Bello, c'è anche il, appunto, vai Luigi, ah no, aspetta, non è lui. Vogliono unire le nostre forze, le loro forze con le nostre. Che caspita succede, cos'è sto casino? Mario, guarda là. Cos'è questa luce? Mario? Questa è la voce della principessa Peach. Mario? Ah, ok. Come ti permetti? Mocciosa che non sei altro, chiudi quella boccaccia. Mario, io voglio donarti le mie ultime forze rimaste. Non me ne faccio niente, Peach, tientele. Cioè, nel senso. Ok. Buona ricarica, Tot. Perché dici così? Sei ancora in piene forze? Mocciosa, ti ordino di tacere. Mario, addio. So che ce la farai. Accidenti, che ragazzina viziata. Le tue ultime parole sono vane. Sono io la regina, chiaro? Bene, parte 2. Mo che succede? Mettiamo la KO. No, ho capito. L'obiettivo sì, è quello, ma... Non fatemi ridere, vedrete cosa vi aspetta. Guarda che stiamo ripopolando intanto il robo anche. Posso adesso utilizzare per togliere le mani? Non fatemele sprecare, per favore. Oh, dai, non so neanche se serviva. Un po' lo stesso. L'abbiamo usato. No. Vai in fiamme, stronza. Godo. Come osate? Vi siete permessi di ferire il mio corpo? Vi pentirete amaramente. Non è più le mani. Questo è il momento giusto. Sta a guardare. Morta! Ok. Allora, adesso va in fiamme. Le mani gli sono cresciute. Porca.
Boia se pompa comunque. Posso usare anche sulla regina il robo. Togliamo una mano. Non gli è rimbalzato. Ok. Teniamolo da mente per la prossima volta. Il problema è che se io continuo a fare sti attacchi qua così non gli faccio danni. O forse sì. Prima togliergli l'altra mano. Il fatto di togliergli le mani è che chiaramente non mi risucchiano i punti vita in teoria. Va bene, non mi serviva adesso, però grazie. Buono, bello, un bel bingo così. Senza aver fatto niente. Ah no, però ricarichiamo la gente lì. Che mi serve per gli applausi in teoria. Più 7 di attacco. Questo può essere un problema. E... Madonna, quanto pompa sta musica, bellissima. Non gli sono ricresciute le mani comunque. Gli ho fatto 9. C'ha difese? Allora facciamo una cosa. Io posso togliergli gli attacchi con Radiant. Questa era possente. Questa era veramente possente. Facciamo così. Astromoto. Poi c'ha delle musiche comunque sono assurde. Sono veramente belle. Allora, se io riuscissi a togliergli le mani, poi con Radiant vado e gli abbasso l'attacco con le uova. Voglio provare a abbassarglielo, non so se però si può. Se non si può abbiamo perso un turno. E niente da fare lì, purtroppo. Guarda come si ribaltano tutte, bello. Dovevo bruciarla. Vediamo. Ma perché non funziona un cacchio? Non funziona. Non funziona veramente niente. Perché l'ha fatto così poco? Sassano. Cioè non funziona un attacco per diminuire le statistiche. Porca vacca, che fastidio. Toh. Allora le mani dopo bruciano. Cambia ancora, non mi servi. Magari preferisco Cannonio. Che dite? Anche Spirou. Perché Spirou fa la schiacciatona. Dove vanno le mani? Ma perché hanno attaccato? Ah, perché è il loro turno. Pensavo che bruciassero prima, è vero. Mi sono scordato. Niente, sono ritornate. Che palle. Ma che è sta cosa? Un'infestazione. Usiamo un po' di questa, va là. Bammi di Astro Blitz. No, ma non conviene Astro Blitz. Cioè, spreco 6 per fargli 15. Che bene o male glieli facciamo. Non so chi devo prendere, però. Dove sono le mani da prendere? Eccoli lì, sono sotto. Astro Blitz mi sa che era meglio. Decisamente meglio. Però cacchio, mi toglieva 6. Non era malaccio, però. Oh. Almeno lei 5 glieli fa.
che attacco è? Allora, stiamo attenti. Fatemi cercare di capire cosa posso fare. Vorrei, cioè, perché altrimenti riutilizziamo la tecnica del bacio viscerale. Non è il massimo. Non è quello che vorrei fare. Vediamo se gli dà altri turni di fiamme. Ok. Capite? Non, cioè, non vorrei rifare la tecnica del bacio viscerale che ho fatto con Ossandra. Mi piacerebbe di più affrontarla in questo modo. Ricordiamo che comunque posso ricaricarmi con gli ultrafunghi anche, eh? Ancora mani. Facciamo... Astrobizza adesso non ce l'ho più. Astromoto a 8 non ci arriva, vero? No. Sei un imbecille. Rintontito duro. Lo puoi usare il fungo almeno? Non tiraglielo a lei? No, sai che magari tira il fungo a lei e ricarica 50 punti vita a lei. Non è il massimo, eh. Questo è da veleno. Un bacio viscerale mi sa che mi tocca usarlo. Il veleno a me non interessa troppo, però mi serve da ricaricare lei. Allora. Allora. Andiamo così. Moriranno poi il turno dopo. Peccato. Anzi, muoiono adesso, muoiono. Aspetta. Non mi ricordavo più come funzionavo. Buono. Dove l'ha presa quella mano? Dove cacchio l'ha rubata quella mano? Questo è questo o niente? Ma sì, ma la mano da dove l'ha presa? Dove l'ha sbucata? Stelle cadenti. Toglimi quelle mani di dosso. Immediatamente. Cerchiamo anche intanto di recuperare un po' di roba e poi io vorrei fare sentenza. No, sentenza, super salute. Per questo sto cercando di consumare un po' di tutto. Penso un bacio viscerale, adesso puoi usarlo. Sono tornate le mani. Credo sia il momento, anche perché sennò è finita. Però super salute, poi cosa faccio? Magari schiacciata sulle mani? La proviamo? È uno schiacciatuffo sulle mani. Uno schiacciatuffo mi sa che era una mossa di poco. Piano. Cioè almeno per togliere il veleno, no? Vabbè, che tanto i punti fiore non è che mi servono troppo. Va bene. Ci sta. Schiaccia tosta. Sulle mani.
Vediamo quanto li fa più che altro. Ecco, 6 non è abbastanza. Pensavo un po' di più. Dove vanno? Hanno cambiato. Non si può subire un cambiamento di stato. Va bene. Godo. Godo. Oh, la fortuna ogni tanto funziona. Dai. Non so cosa sono i cambiamenti di stato. Io non posso subirli. Cioè, se non posso subirli io, grazie. No, via quelle manacce. Cioè, grazie, oddio. Non posso neanche potenziarmi. Ma chi se ne frega. Cosa mi lanciano? Boh, un osso, ma... Schiacciatosta. Non so con chi altro posso andarci, più che altro di personaggio. Cioè, magari uno è cannonio da farci le robe. Yeah. Potrei usare cannonio per farci le... Ok. Per far esplodere le bombe il turno dopo. Che non è male come idea. Rendate in fiamme. Ma ne sono proprio odiose. E voi mi fate uno schiacciatosto su di lei. Voi. Voi nel senso vostra maestà. Allora, le mani mi attaccano, purtroppo. Ma no, hanno cambiato. Cambiando così però non fanno pensare dell'attacco. Problema. Dove va il bu? È impazzito. Finito il turno? Usano un turno per cambiarsi? Non è possibile, come è potuto succedere? Sai che usano un turno per cambiare di aspetto, diciamo. Ecco, le mani le metti via. Non rompi le balle. Ventiquattro. Quando fa il più 7 fa sto attacco. Ho capito. Ah, io ti continuo a dar fuoco, non mi interessa. Con le mani ti ho detto di metterle via. E mi fai sempre uno schiacciatosta. Dai che ci siamo. Non so perché la sto sentendo molto più facile rispetto a Ossandra. Beh, sicuramente c'è il che fortuna che mi sta dando una mano. Non succederà mai nella vita, però insomma è già qualcosa, no? Posso dare mazzapicchio? Mi sa che sei morto. Morta. Vai. Tieni pure le tue mani. E via. Wow. Uno. Bello. Proprio lì. Avevo lo zero. Che era per non darmi niente a sto punto. Che tengo zero punti. Che razza di storia è questa. Che vergogna. Fate tornare in vita. Mi date un corpo. E poi mi sconfiggete. Sì. Questo è un po' di effettivamente irrispettosi, eh. Non è il trattamento che merita una regina. Sì. No, ma c'ha ragione, eh. Ma regina. Cioè, dopo 1000 anni la fate tornare in vita e poi l'ammazzate di nuovo, insomma. Cioè, lasciatela dormire a sto punto, poveraccia. Niente, è tornata Peach. Non è morta, quindi. Peccato.
Si mette male. Fuggiamo, Brunil. Aspettatemi. Niente. Ah, beh, il Trisdombra praticamente è comunque tornato un Trisdombra. Principessina Peach. Mignon, vieni qui. Peach sta bene, non è ferita. Non esternamente, ma nell'animo. È stata colpita duramente. Mario. Adesso ci starebbe se Peach ogni notte tipo si svegliasse con gli occhi rossi sanguinati e andasse a fare danni in tutto il mondo. Perché comunque uno spirito della regina è rimasto dentro di lei. È tutto finito? Perdonami, non avrei voluto trascinarti una situazione simile. Non preoccuparti, principessa. Tutto è bene ciò che finisce bene. Grazie. Oh, eccoti qui, Mario. E Gumbestein? Non sai che avventura arrivare fin qui con quei mostri alle costole. Mi ero preoccupato che fosse nei guai, quindi tutti saletti in questa valle di disgrazie. Da quello che vedo, direi che ve la siete cavata bene, eh? Per tutte le invenzioni, siete davvero fenomenali. Comunque anch'io sto benone. Piuttosto c'è una cosa che voglio farvi vedere. Ah, il tesoro? L'ho trovato sul cammino. Deve essere il tesoro leggendario che si tramanda a Fannullopoli. Ah, non è quindi la tomba. La mia teoria era giusta, il tesoro leggendario esiste. Professor Gumbestein. No, vi prego, non cominciate con complimenti che mi fate diventare rosso. L'importante è... non abbiamo detto niente. L'importante è che sia andato tutto bene. Ora fuggiamo da questo luogo di lucubre. Sì, andiamo. Su, Mario, torniamo a casa insieme. Sì, ma il tesoro? Il tesoro? Lo vorrei vedere. Fannullopoli. Il tesoro! Ho fatto tutta questa cosa di merda per vedere il tesoro io. Ah, ok, ho capito. Ve ne andate allora. Mi spiace davvero molto, soprattutto perché con voi la mia ricerca è progredita alla velocità della luce. L'abbiamo finita. Il professore non può accaparrarsi Mario per le sue ricerche, ma se vuole io lo aiuterei volentieri. Veramente? Grazie, Gumbella. Mario, anche se andrai lontano, non dimenticarti di noi. Spero dal profondo del cuore che le tue avventure siano sempre emozionanti. Non mollare mai, è ciò che ho imparato viaggiando al tuo fianco. Grazie tante, Mario, pensami qualche volta. Mario, grazie a te credo di essere diventato molto più coraggioso. E poi credo che accetto di più me stesso. Ho l'impressione di assomigliare un po' a mio padre ora. Va bene. Non so perché, ma... no, cioè niente. No, mi sa di no. Sherry, penso di essere finalmente pronto a salire sul palco. Sono stata la protagonista di questa avventura, ma ora vorrei esserlo in un teatro. D'altronde sento tanto la mancanza della luce calda dei riflettori. Vieni a vedere sulla scena e anche tu, piccola Peach. Gonzales... o Mario, se preferisci. Vedi, il nome non conta, perché tu per me sarai sempre Great Gonzales. Allora il nome conta. Per me, che sono nato sul ring, esiste soltanto un grande campione. Tu. Ciao amico mio, spero di rivederti presto. Cioè, tipo, non mi interessa niente di come ti chiami. Te sei Gonzales. Ecco tesoro, alla fine avrei capito che... ah, niente. A vedervi una a fianco all'altra, devo ammettere che siete una bella coppia. Ricorderò questo viaggio fatto insieme per il resto della mia vita. Non mi rimane che dirti di pensarmi qualche volta. Mario, è stata una grande fortuna quella di incontrarti. Senza di te avrei ignorato i sentimenti profondi che nutro per la povera Scarlet. Senza mare non c'è onore, perciò tornerò nell'immenso blu, come voleva la mia lei. Ci vediamo, ragazzo, magari in mare. E questa non è una promessa da marinaio. È arrivato il momento dell'addio, amore mio, eppure sono certa che, siccome questa città è ormai anche un po' tua, ci rivedremo ancora. Io lo spero, perché mi hanno detto che c'è il post game, quindi insomma. Torna quando vuoi, sarò qui ad aspettarti. Riguardati, gattino, a presto. Adesso Peach si gira. Amore mio? Chi è questa? Chi è? Spiega? La nave sta per arrivare. Hai fufini. Mi danno due funghi? Da 5 PV l'uno. Siamo arrivati giusto in tempo. Vi abbiamo portato questi. Mangiateli in viaggio. Freschi. Grazie.
Gentili. Cari amici, senza il vostro aiuto questo mondo sarebbe più immoto nelle tenebre. È stato il vostro desiderio di pace a salvarlo. Vi sono infinitamente riconoscente, grazie di cuore. Siamo noi a ringraziarvi. Se non fosse venuti nella nostra città, Giustignardo e la regina delle tenebre avrebbero portato a termine i loro piani. Mi vengono i brividi al solo pensiero. Quindi hanno fatto bene a, tipo, dargli la mappa a Peach. Principessa, la nave è arrivata. Vi auguro tanta felicità, arrivederci. Ha fatto bene Nerea all'inizio, tipo, non è stata lei appunto a darci... Mi scusi per il ritardo, capitano, ma stavo schiacciando un pisolino, eh. Salite a bordo, vedrete che il tempo del crociera volerà. Sta a vedere. Regno dei funghi. Ci schiantiamo adesso? Nella cutscene? No. Che gente meravigliosa. Dicevamo, chi è quella stronza? No, non dovrei avere dei bei ricordi della città in cui sono stata rapita, eppure Fannullopoli è un luogo pieno di vita che rimarrà per sempre nel mio cuore. Peach, quanto ci sei stata a Fannullopoli? Chiedo. Cioè, sei arrivata, hai preso la mappa, ti hanno rapito, sei rimasta nei sotterranei praticamente. No, nei sotterranei neanche. È rimasta nello spazio praticamente per sempre. Poi l'hanno portata nei sotterranei. Adesso è uscita un attimo. Tempo di permanenza 2 minuti probabilmente. Sai, Mario, ho avuto terribilmente paura quando mi hanno rapita. Ma alla fine Tech mi ha aiutata a superare questa prova. E poi ero certa che prima o poi saresti venuto tu a salvarmi. Grazie, Mario. D'ora in avanti ubbidirò a Maestro Toad e proverò a comportarmi da principessa. Guarda com'è bella Fannullopoli al crepuscolo. Detto anche più semplicemente magari tramonto, ecco, no, sai? Un po' più bello, no, dire tramonto più che crepuscolo. Ma adesso diventano dei maiali in realtà tutti quanti. Ogni rintocco. Davvero, caspita, che avventura. Beh, l'importante è che la principessa Peach sia sana e salva. Sai, sento un po' credere che hai salvato il mondo. Scommetto che anche se sei appena tornato non vedi l'ora di ripartire, ho ragione? Mi chiedo cosa staranno facendo i tuoi nuovi amici in questo momento. È arrivata un'email? Caro Mario, come stai? Sono Gumbella, sono nello studio del professor Gumbelstein. Benché la regina Telebre non ci sia più, c'è ancora molto da ricercare sulle leggende e racconti di Fannullopoli. Passo giornate intere a scartabellare documenti impolverati col professore. Grazie alle informazioni raccolte insieme in viaggio ho scoperto molte cose. È proprio vero che nella leggenda c'è sempre un pizzico di verità. Infatti, prova a indovinare cosa c'è nel forziere. Scommetto che non lo sai. È un segreto, magari te lo dirò quando ci rivediamo. Che palle che siete! Vengo a prenderlo, non mi interessa. Ho percorso lo stesso tragitto del viaggio che abbiamo fatto insieme. Ho rivisto tutti gli amici che abbiamo conosciuto nella nostra avventura. Ah, adesso ci fanno vedere come sono messi gli altri. Cupaldo vive le tranquille giornate col padre e Cupamela. A proposito, Mario, sai qual è il sogno di Cupaldo? Diventare sindaco di Borgofiore, mantenere la pace nel villaggio. Stupefacente, no? Sì. Davvero felice di rivedermi. L'ho ritrovato molto più maschio. Sì. A parte quando è insieme a Cupamela, ovviamente. In che senso? Spirù è tornato in scena in piena forma. Recita uno spettacolo intitolato Paper Mario, ispirato al nostro viaggio. Ma quello sono io, eh? Fammi capire un attimo. Non è Rampel, vero? Non so per quale miracolo, ma anche Rampel è stato accettato nella compagnia. Rampel, ok. La cinematografia di Settore Sinti pare piacciono molto alla costumista. Beh, non deve far niente. Ho preso un colpo. Radiant è diventato un lottatore Oolong. Ha detto che molto presto sarà in grado di affrontare il campione in carica. Sai come si fa a chiamare Super Gonzales Jr.? Mi fa morire da ridere, però lo trovo carino in fondo. E poi sai cosa ha detto?
Adesso io adesso Gonzales me lo mangio in un boccone. Sfavaldo come sempre con la cimice, ma io lo distruggo. Cioè, non so se ha capito con chi ha a che fare. Io lo sfascio. Ombretta è tornata alle sue sorelle. Da quando sono state sconfitte, Neria e Brunilde non sono più cattive con lei. Neria mi ha promesso che non scollaccerà più la povera Ombretta. Spero che si vorranno bene per sé. Vabbè. Ma non dimenticare di andare a trovare Ombretta qualche volta. Sì. No, Cortez. Che figo che è. Canone esce in mare tutti i giorni col vascello di Cortez. L'ho incontrato per caso sull'isola tropico. È in una forma esplosiva. Se Scarlett potesse vederlo, scoprirebbe dalla gioia di trovarlo tanto allegro. Sto per dimenticare di scriverti anche a tutti gli altri sull'isola, stanno bene. Non mi interessa niente degli altri, però va bene, grazie. È buono sapere che cosa stanno facendo. Squid è ripreso a lavorare nella bottega di tessere a Fannullopoli. Ah, la bottega di tessere, dobbiamo anche andare a comprare quelle. A volte viene a trovarmi nello studio del professor Gumbestein. Come sai bene, non fa nulla per nulla. Viene a rubacchiare qua e là. Mi ha detto che pochi giorni fa ha trovato una tesserina rarissima. Non cambierà mai e non credo che sia l'occasione di fare il topolo. Vabbè, chi se ne frega. No, era senza maschera. Sì, è vero, quella non ci sono stato là a comprare la roba da loro. Dovrei passarci. What the fuck? Passiamo ai pettegolezzi. Ho sentito che Giustiniardo e Fustighino sono ancora vivi. Ma Giustiniardo è quella roba lì? È proprio vero che l'erba cattiva non muore mai. Spero solo che abbiano imparato la lezione e non facciano del male a nessuno. Cioè, Giustiniardo è proprio il computer. Non era una persona che poi magari aveva qualcosa del computer. What the fuck? Quello è il teletrasporto? Sì. Parlando di persone vive vegete, ce n'è ancora un'altra. Ti pensa sempre, certamente pensa anche a Peach. No, è Tech! Ma non è morto nessuno? Che palle! Cioè, sono contento, però... Credo che ti abbia detto tutto. Sappi che malgrado i momenti difficili l'avventura mi è piaciuta un sacco. Veramente c'è una cosa che ancora non ti ho confessato. Ecco, meglio rimanga un segreto anche questo. Ok. Non vorrei aver capito, però boh. Saluta la principessa PC da parte mia, a presto, ma era la tua amica Gumbella. Formidabile, a quanto pare sono tutti in gran forma. Oh, abbiamo visite? Peach? Permesso? No. Sì. Buongiorno Mario, buongiorno Luigi. Bella. Si dice se arriviamo senza avvisare, ma l'altro giorno abbiamo fatto le pulizie nella cantina del castello. Abbiamo trovato una mappa. Abbiamo trovato una cosa incredibile. Abbiamo trovato una... una mappa del tesoro. Stavolta non c'è dubbio, c'è un tesoro nascosto da qualche parte. Arriva Mario. Veniva fuoco. Perfetto, andiamo a farci una grigliata. Vieni Mario, andiamo a cercarla, la nave ci attende. Oh no! Oh no! Sì, sì, c'ha il Vietnam Mario in questo momento. È finito così. Va bene, ci sta. Facciamo una piccola discussione. O la vogliamo fare dopo il postgame? Possiamo farla anche adesso. Il gioco è carino. E... però personalmente non capisco tutto questo... attaccamento come miglior Paper Mario. Credo che quelli che magari vengono dopo siano migliori. Attualmente penso che forse Super Paper Mario sia il mio preferito. I personaggi che ci sono dentro quel gioco lì sono di gran lunga migliori di quelli che ci sono qua. Il gameplay a me non è piaciuto troppo. Cioè, nel senso, è un gioco che hanno annacquato veramente, ma veramente tanto. Mi dispiace dirlo, ma fare avanti e indietro inutilmente per missioni... anche, cioè, parliamo delle missioni secondarie, ok, ma anche durante la storia.
Cioè, durante la storia vi fanno fare avanti e indietro in una maniera allucinante. E non mi è piaciuto troppo. Penso che da quel lato lì sia meglio Paper Mario, il primo. Cioè, il primo non me lo ricordavo così pesante come gioco. Per quanto poi, vabbè, riguardo il combattimento in generale, sì, sicuramente sono stati fatti dei miglioramenti, come moveset, come scene in sé, appunto stare su un teatro come se fosse un vero palco, quella mi è piaciuta. Però, raga, certe cose, a parte che, vabbè, i personaggi sono ricopiati dal primo, cioè hanno praticamente la loro parte, quelli dell'uno sono stati riportati nel due. Ok, potevano inventarci qualcos'altro e mettere altri personaggi. In realtà, vabbè, quello poi è un po' un peccato, il fatto che diverse specie che ci sono qua, diversi personaggi, non siano poi negli altri giochi, un po' come se appunto fossero segregati nella saga di Paper Mario. Quello è un po' che mi dispiace, una cosa. Però, vabbè, giusto da quel lato lì è superiore al Paper Mario classico, l'uno, però il resto è sotto. Cioè, mi dispiace dirlo, ma non mi sono piaciute certe cose. Credo che comunque avremo degli episodi extra. E cioè, credo che comunque abbiamo delle cose da finire, appunto nel post game. Devo capire quante cose sono. La maggior parte di queste sono completare le cose un po' più inutili, ricettario o tessere da prendere, i nemici, l'enciclopedia, quelle cose le voglio finire, però insomma sono robe un po' inutili. Ci sono le missioni da finire, che le ho già registrate, però non le ho finite, quindi adesso che abbiamo completato, in teoria possiamo finirle. Basta, questo è tutto. Cioè, per il momento è tutto. Io, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere, penso, spero che conoscete, fate già il gioco, insomma. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci rivediamo prossimamente con una nuova serie. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.